anche sempre in diretta con Silai 24. Noi chiaramente di Sport Italia andiamo a 360 gradi ad analizzare anche tutte le vicende che ci arrivano dal mondo dello sport, il calcio, linea conduttrice, ma non solo, anche le nostre esclusive, i nostri live, come l'esclusiva dedicata alla palla a mano. Allora abbiamo il piacere di avere in collegamento da Roma il presidente della Federazione Italiana di Handball di Pallamano, Pasquale Loria. Presidente, benvenuto a Sport Italia. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Buonasera Presidente, per analizzare insomma anche un fine settimana infuocato di quelli importanti, ma anche un legame, quello con la TV dello sport, che torna in auge dopo la Champions delle passate edizioni. Ora c'è tanto da parlare per un movimento in rapida ascesa, un movimento che porta comunque nei palazzetti tantissimi spettatori e comunque è in grande crescita, Presidente. Sì, è un movimento in grande fermento e dopo passate apparizioni qui, soprattutto su Sport Italia, lo spettacolo della Champions League di 2 anni fa, sono contento che si ritorna in chiaro a vedere la palla a mano lo si faccia su Sport Italia, che è una televisione da sempre molto attenta al movimento sportivo, soprattutto quello cosiddetto minore. Abbiamo approntato un programma per questa fase finale della stagione che prevede le partite della Final Eight di Coppa Italia maschile e femminile, poi a giugno l'importantissimo appuntamento della nazionale femminile per la qualificazione mondiale contro la Serbia. Con questo speriamo di dare nuova visibilità e nuova fermento al movimento, che ha bisogno di essere spinto verso un cambio di passo che sarebbe quasi ora avvenisse. Presidente, buonasera, buon pomeriggio ovviamente anche da parte mia. Lei è stato eletto tra l'altro di recente, il 12 marzo. Nel suo programma c'è stato subito, fin da subito, proprio l'impronta a questo, ovvero sì, promuovere e far tornare in auge questo sport che, come diceva giustamente Gabriele Schiavi, all'estero raccoglie davvero tantissime persone nei palazzetti. Sì, è uno sport molto molto seguito in quasi tutta Europa, in Germania, in Francia, nel nord Europa, in Spagna e tradizionalmente anche nei paesi dell'ex Europa dell'Est. Noi italiani siamo rimasti un po' indietro e in Italia non abbiamo quella visibilità e quel rilievo mediatico che abbiamo visto in altri paesi. Gli ultimi mondiali in Francia ne sono stati testimonianza importante. Quindi un primo passo è proprio quello di riportare questo sport in una condizione di visibilità accettabile e quindi permettere alla gente di guardarlo, di goderlo in televisione, anche perché è uno sport molto bello, veloce, rapidi capovolgimenti di fronte, avvincente, soprattutto quando le partite, e molto spesso lo sono, sono in equilibrio, procedono in equilibrio e si decidono nei minuti finali. Quindi il primo punto del programma era appunto portare avanti questa nuova politica di comunicazione. E allora andiamo a vedere nel servizio uno dei nostri approfondimenti, proprio il rilancio della Federazione Italiana Gioco Handball con tutte le novità che sono emerse anche dal Consiglio Federale. Vediamo. Allargare la base, valorizzare il vertice è il mantra del nuovo Consiglio Federale della FIGH, guidato dal salernitano Pasquale Loria. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre nel medio termine il gap che ora appare incolmabile con l'Europa che conta, quella che fino alle soglie del nuovo millennio non sembrava poi così lontana e che ora appare quasi come una chimera. Correre, recuperare il terreno troppo tanto perso negli ultimi 15 anni, lavorare azionando due leve, una che punta a sollevare il presente del movimento, un'altra che conta di alzare definitivamente l'asticella. Non è facile, ma occorre provarci, l'impegno, le due finals di Coppa con una copertura mediatica mai registrata in passato, è solo un assaggio di quello che dovrà e potrà diventare la pallamano italiana, chiamata ad uscire fuori dal guscio nel quale è stata per troppi anni costretta. Contemporaneamente bisognerà poi lavorare in palestra, reclutare e valorizzare
giocare e vincere, mettendo insieme quel tanto di buono che oggi già c'è e che va soltanto valorizzato. Sarà rivoluzione anche nei quadri tecnici federali. Riccardo Trillini, per anni esule dorato in Lussemburgo, farà rientro alla base per assumere la direzione tecnica delle due nazionali, quella maschile che ad ottobre affronterà le qualificazioni ai mondiali del 2019 in Danimarca e Germania, quella femminile che, targata di Dervisa, già a giugno andrà a caccia dell'impresa affrontando la Serbia in un doppio confronto che vale l'accesso alla fase finale dei mondiali di Germania 2017. Queste le novità principali, Presidente, anche perché poi il menù, diciamo, definiamolo così, sì, è molto ricco, è molto interessante, con questo legame che, come abbiamo sancito più volte, con la TV dello sport dà la possibilità a molti di vedere in chiaro, in modo del tutto gratuito, uno sport in forte ascesa. Sì, il menù è interessante e spero che diventi interessante ancora di più l'anno prossimo. Noi ci impegneremo in questi mesi in una riforma dei campionati, a partire dai campionati maschili, soprattutto i campionati maschili, in modo da tornare a una formula europea. In questo momento il campionato italiano negli ultimi anni ha perso un po' di appeal perché si è sviluppato su tre gironi in una fase iniziale territorialmente ben definiti, quindi si tornerà al girone unico, ci sarà una, diciamo, un miglior livello tecnico perché ci sarà una selezione delle squadre, ci sarà diciamo, una formula più normale da un certo punto di vista e dall'altro io spero anche molto più avvincente. In Italia ci sono delle realtà che offrono una buona pallamano, ci sono delle realtà che hanno un'ottima programmazione soprattutto con i settori giovanili. L'obiettivo è quello di metterle in condizione di fare il salto di qualità. Presidente, prima di addentrarci in particolar modo su quello che sarà l'evento, il grande evento di domenica, visto che il nostro pubblico magari per la maggiore non è così esperto di pallamano e questo spazio ci consente anche di promuovere quello che è questo sport, proviamo a raccontare un po' le basi e le regole, se le fa piacere, di questo sport che non è così conosciuto magari ai media nazionali. Ah, molto, è uno sport molto semplice e intuitivo, è bello da vedersi perché c'è il gol e soprattutto ci sono tanti gol, quindi il gol suscita sempre entusiasmo, suscita sempre la fantasia, soprattutto dei più piccoli. Le squadre giocano con rapidi capovolgimenti di fronte, lo state vedendo anche dalle immagini che scorrono in sottofondo, tutti attaccano e tutti difendono. Nell'arco di una partita ogni squadra colleziona almeno 50-60 attacchi, se non di più, quindi il tutto è molto rapido, si sviluppa in maniera anche frenetica in certe circostanze. Le regole sono basilari, sono intuitive, non ci sono regole particolari incomprensibili per i più o per i non addetti ai lavori, quindi io penso che questo sia il segreto della pallamano, questo è quello che ha permesso alla pallamano di diventare uno sport molto popolare in tantissimi paesi e penso che possa essere anche in Italia così, lo verifichiamo quotidianamente nelle palestre quando arrivano i ragazzi. Le famiglie cominciano a prendere contatto con questo sport, noi diciamo chi lo conosce non se ne allontana più facilmente. Presidente, andiamo nel vivo degli eventi, perché abbiamo detto un weekend di quelli belli da vivere intensamente, con il culmine, con la finalissima delle Final Eight proprio su Sport Italia. C'è stata una bella conferenza stampa anche in una bella location a Fondi, nel Lazio. Allora andiamo a vivere proprio i momenti salienti di questa conferenza stampa. Nel frattempo vi ricordiamo proprio le esclusive di Sport Italia, le tre grandi esclusive relative al mondo della pallamano, con
il 23 aprile appunto la finale della Coppa Italia maschile da Fondi, poi il 30 aprile la finale della Coppa Italia femminile da Bressanone e poi successivamente il 10 giugno i playoff mondiali 2017 femminili Italia-Serbia da Padova. Ma si parte subito con le Final Eight di Coppa Italia, le migliori 8 nel panorama italiano. Allora andiamo a fare proprio il punto con la presentazione anche di questa sfida molto interessante tra tante squadre protagoniste. Attesa terminata, taglio del nastro per la Final Eight di Coppa Italia maschile che da domani al 23 aprile a Fondi vedrà incontrarsi le migliori 8 squadre del campionato italiano per la conquista del primo titolo del 2017. Un evento attesissimo che assegnerà il trofeo per la 32esima volta nella storia e che potrà contare su una copertura mediatica senza precedenti. Sito web dedicato, live streaming di quarti di finale e semifinale sulla web TV federale Pallamano TV e apice con la diretta televisiva della finale il 23 aprile dalle 20:45 su Sport Italia. Visibilità e rilancio mediatico, parole chiave queste care al presidente federale Pasquale Loria, come ricordato ieri sera in occasione della presentazione dell'evento alla stampa nella suggestiva location del Castello Caetani di Fondi. Io penso che sarà un bel evento, la copertura mediatica è doverosa per rilanciare la pallamano italiana e situazioni come queste, eventi come la finale di Coppa Italia, piazze come Fondi sono l'ideale per portare avanti questo progetto di lancio mediatico e di visibilità del nostro sport. Grande attesa anche in casa HC Fondi con la presentazione affidata al presidente del sodalizio nazionale Vincenzo De Santis. Fondi festeggerà i 50 anni di storia, 1967-2017, ci tenevamo ad organizzare un evento importante, in accordo con la federazione che ci ha omaggiato di questo importantissimo evento di finale di Coppa Italia. Fondi è una piazza dove la pallamano è seguitissima, quindi contiamo, ecco, già da venerdì sera faccio un invito ai nostri sostenitori a seguirci perché noi ci crediamo, è un sogno, per noi sarà storia. Questa è la presentazione, come detto Presidente, abbiamo sentito anche le sue parole, insomma una location anche invidiabile se vogliamo, bella per un evento che racchiude il meglio che c'è in circolazione nella pallamano italiana e poi il culmine proprio sotto i riflettori, sotto le telecamere di Sport Italia. Sì, è una bella location e mi fa molto piacere che questa finale si faccia a Fondi. Fondi è una delle piazze tradizionali della pallamano italiana, una del resto, come ha detto il presidente del Fondi De Santis, la società celebra i suoi 50 anni quest'anno. Quindi questo è un altro motivo importante, recuperare le piazze storiche e dove la pallamano ha una tradizione, dove la pallamano è conosciuta, affinché queste trascinino anche altri posti in cui questa disciplina è meno diffusa, è meno conosciuta e quindi dovrà svilupparsi in tempi abbastanza brevi. A Fondi ci saranno le migliori squadre italiane, ci sarà molta battaglia perché la finale si preannuncia abbastanza equilibrata, perché ci sono due protagonisti che hanno i favori del pronostico e sono i soliti Fasano e Bolzano, però io penso che sarà l'occasione anche per vedere un bello spettacolo sportivo, perché le squadre che si presentano a questa finale sono delle squadre veramente preparate. Eh sì, tra l'altro parliamo anche di giocatori in evidenza, Radovcic e Turkovic, tra l'altro questa mattina leggiamo anche uno dei quotidiani sportivi nazionali più importanti che facevano riferimento anche alla presenza di questi giocatori proprio a far da cornice, insomma, a impreziosire l'evento in sé per sé. Allora andiamo a fare nel prossimo contributo proprio un approfondimento su quelle che sono state le due finaliste dell'anno scorso, Fasano e Bolzano, proprio con alcuni giocatori di pallamano in grande evidenza. Vediamo. Fasano-Bolzano non è una partita, è la partita della pallamano italiana.
ha segnato tutto negli ultimi anni e nella passata stagione in modo particolare, Coppa Italia, Scudetto e Supercoppa, tutto, più volte, sempre lottando e dando spettacolo. A poche ore dallo start della 32esima edizione della Coppa Italia, a Fondi da domani e fino al 23 aprile, cresce l'attesa e loro, Fasano e Bolzano, partono ancora una volta coi favori del pronostico. Il sorteggio ci ha messo del suo, piazzandole nuovamente sui lati opposti del tabellone, quasi a voler dire che gli dei dello sport è lì che le aspettano, in finale, non prima. Certo, gli ostacoli sul cammino saranno tanti a partire dai quarti, dove Fasano affronta Romagna e Bolzano nella gara inaugurale, l'Albatros Siracusa. La squadra sta bene, ha lavorato bene, avremo ancora qualche giorno per prepararci. Per quanto riguarda le possibili sfidanti, ovviamente Romagna è la prima squadra che affrontiamo ed è l'unica sulla quale ci stiamo concentrando adesso. E sarà importante iniziare subito bene, perché la Coppa Italia è una manifestazione difficile e negli anni passati ha riservato pure qualche sorpresa, quindi sappiamo queste cose, dovremo stare molto attenti e ce la metteremo tutta per vincere la prima partita. Ma non ci dobbiamo mai nascondere, non dico che siamo i favoriti, però con il Fasano siamo la squadra di tutti si aspettano da noi, no? La finale, però sia noi che il Fasano si sono scottati nelle precedenti occasioni, noi una volta contro l'Ambra, loro contro Bressano. È un bel evento, sono le 8 squadre più forti d'Italia, può succedere di tutto, possono succedere sorprese. Noi andiamo lì con la testa a posto e vediamo. Se il futuro della Final Eight sarà nel loro segno, lo vedremo presto. I pronostici dicono sì, il verdetto al campo, in bocca al lupo. Abbiamo visto, Presidente, le squadre un po' più accreditate, ma anche quei talenti, quei giocatori, insomma, campioni di pallamano che sono destinati a fare la differenza anche in questo tipo di torneo. Sì, sono giocatori della nostra nazionale, sono giocatori molto anche esperti, ancorché non hanno un'età ancora abbastanza giovane. Abbiamo visto Turkovic, abbiamo visto Radovcic, ma ce ne sono anche altri. C'è il capitano della nostra nazionale, Maione, che è un punto di forza del Fasano, Fovio, che è un portiere di grandissima esperienza e ancora veste i colori azzurri, nonostante un'età non più giovanissima. Ma ci sono anche tanti giovani talenti che giocano nelle varie squadre che parteciperanno a questa manifestazione. Del resto le nostre nazionali giovanili negli ultimi periodi stanno ottenendo dei buoni risultati, in particolare il gruppo delle juniores degli anni 98-99, il gruppo successivo degli anni 2000 e 2001 sono due gruppi che in questo momento hanno una valenza e una competitività continentale e quindi sono in grado di giocarsela anche con le nazioni tradizionalmente più forti. Tutto questo, ripeto, deve essere soltanto valorizzato e portato in chiaro in maniera diciamo decisa ed immediata. Ecco Presidente, siamo abituati e conosciamo bene come evolve la carriera magari di un calciatore, di un pallavolista, un po' meno invece come evolve la carriera di un giocatore di pallamano, quante ore dedica allo sport, le tappe che ci sono, ce le può raccontare? Un giocatore di pallamano dedica allo sport tante ore, come tutti gli sportivi che poi man mano che passa il tempo si dedicano in maniera diciamo professionale o quasi professionale alla propria disciplina. Purtroppo nella pallamano il problema è non riuscire dopo i primi passi e dopo tutta la trafila dell'attività giovanile a dare delle opportunità effettivamente professionali ai giocatori giovani, ai diciottenni, diciannovenni, ventenni, che terminato un ciclo di vita, che poi tipicamente il ciclo degli studi, devono far prendere delle decisioni importanti per il proseguo della propria vita, cioè continuare a studiare all'università oppure andare a lavorare. In questa fase c'è un po' il momento critico, molti talenti non riescono a dedicare tutto il proprio tempo
o comunque una gran parte del proprio tempo all'attività di pallamano, non riescono a trovare uno sbocco professionale effettivo nello sport e quindi o abbandonano oppure diciamo limitano il proprio impegno. Questa è un po' una delle differenze tra la pallamano italiana e la pallamano dei paesi dove questo sport ha raggiunto ormai dei livelli che sono quelli della pallacanestro, quelli della pallavolo che noi ben conosciamo in Italia. L'obiettivo è quello di fare dei passi in avanti da questo punto di vista, cioè convincere e dare delle opportunità a ragazzi e ragazze di 18-19 anni di non terminare il proprio impegno o limitare il proprio impegno nella pallamano, giunti a questo snodo fondamentale della propria vita, ma continuare perché diciamo, la pallamano può offrire per molti anni ancora per loro uno sbocco di natura professionale. Presidente, c'è un tema che è sempre molto delicato da affrontare quando si parla con i presidenti delle federazioni, ovvero quello delle infrastrutture. Per quel che riguarda il mondo del calcio, spesso e volentieri si dice che le infrastrutture, soprattutto nel settore giovanile, non sono all'altezza di quello che è lo sviluppo dello sport stesso. Per quel che riguarda la pallamano? Per quel che riguarda la pallamano è un vero disastro, perché noi abbiamo la necessità di una superficie molto grande, il nostro campo è il più grande tra quelli degli sport indoor e quindi è un 40 metri per 20 metri e non sempre diciamo, i palazzetti e quasi mai le palestre di base hanno queste dimensioni. E quindi noi troviamo molte difficoltà sia nell'attività di base, per l'appunto quella di avviamento rivolta ai giovani, e soprattutto poi nell'attività agonistica man mano che si va avanti, perché è difficile trovare degli impianti che abbiano le caratteristiche giuste per poter giocare a pallavolo. Molto spesso ci sono soluzioni di impiego, ci sono location non propriamente, ecco, diciamo, moderne o adeguate alle necessità anche per esempio televisive. Questo è uno dei punti importanti che dovremo affrontare insieme alle società, insieme alle amministrazioni dei luoghi dove la pallamano è più sviluppata, dove ci sono squadre che per esempio militano in Serie A1, affinché ci sia la possibilità di avere degli impianti più adeguati, delle location giuste per poter far crescere questa attività. Allora andiamo a fare il punto anche su una delle squadre che prenderà parte a queste Final Eight, sempre con la federazione andiamo a approfondire il discorso relativo al Carpi. Piedi ben saldi a terra, lo ripetono quasi fosse un mantra i giocatori della terra Aquilea Carpi. Gli emiliani arrivano alla Final Eight di Coppa Italia che si apre il prossimo 21 aprile a Fondi, da prima della classe capolista indiscussa del girone B della Serie A maschile. Un ruolino di marcia invidiabile quello degli uomini del tecnico Sasha Ilic, fatto fino ad ora di 18 vittorie e 22 partite. Ma guai a parlare di trofei, titoli e traguardi da raggiungere. Quella emiliana è una squadra fondata sull'umiltà e sull'entusiasmo di una rosa molto rinnovata. E con più di qualche punta di diamante in particolare, il portiere italo-croato Jan Jurina, autore fino ad ora di una stagione straordinaria, il centrale Tomislav Bosniak, miglior marcatore del campionato con 195 gol segnati fino ad ora, praticamente un cecchino. Il sorteggio ha riservato a Carpi un quarto di finale ostico in Coppa Italia con la sfida ai padroni di casa dell'HC Fondi. Non sarà semplice, come ricorda il pivot italo-argentino Nicola Spolito. Sarà una partita durissima, la giochiamo contro il Fondi. Loro una squadra di classe, una città in cui si sente molto la pallamano, sarà un palazzetto pieno. Loro vorranno vincere davanti al proprio pubblico, quindi sarà una bella partita. E noi stiamo correndo molto in allenamento. Ora c'è da vedere, tre partite sono pesanti per tutti, ma tutte le squadre giocheranno tre partite, quindi è alla pari. Chi passa tra Carpi e Fondi affronta la vincente di Bolzano Albato in semifinale. Il 23 aprile poi la finalissima e lì sarà appuntamento su Sport Italia con diretta e fischio d'inizio a partire dalle ore 20:45.
E vi ricordiamo gli appuntamenti in grafica della TV dello sport con la pallamano protagonista, l'abbiamo già elencati in precedenza, l'andiamo a vedere ancora una volta con la finale, la finalissima ormai all'orizzonte della Coppa Italia maschile da fondi, con inizio alle ore 20 e 45 il 23 aprile, poi il 30 aprile la finale della Coppa Italia femminile da Bressanone e poi il 10 giugno grande impegno internazionale con la nazionale italiana, Italia contro Serbia, playoff mondiali 2017 femminili da Padova con inizio alle ore 15:30. Io saluto e ringrazio il presidente della Federazione Italiana Handball, Pasquale Doria. Grazie presidente, e naturalmente è un binomio vincente. Grazie a voi. Un binomio vincente quello tra Sport Italia e la pallamano. Grazie presidente. Grazie dunque al presidente. Grazie. Sì, presidente, può concludere. No, spero di, che ci siano altre occasioni così belle come questa di stasera per parlare di pallamano e che magari, ecco, non ci sia io al centro dell'attenzione, ma atleti, tecnici, perché la nostra disciplina ha necessità di far conoscere anche quelli che sono i veri protagonisti, e sono loro quelli che vanno in campo, i giocatori e le giocatrici. Perfetto, grazie, grazie al presidente Pasquale Loria, grazie anche a Giada Giacalone, grazie Giada. Grazie a te Gabriele. Grazie a tutti voi per averci fatto compagnia, vi rinnovo l'appuntamento domani sempre dalle 17 con Silai 24, sempre sulla TV dello sport.